Zombie Apocalypse. Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere insieme quali sono o quali potrebbero essere dei regali di Natale fattibili e super gettonati quest'anno. Allora, come ogni anno, come vi dico ogni anno praticamente, fatevi regalare a Natale qualcosa di cui avete assolutamente bisogno. E se nel profondo sapete che non avete bisogno di niente, perché avete tutto, allora sì, toglietevi uno sfizio. Per esempio, quest'anno va moltissimo di moda, non ho mai visto quanto spesso appunto potesse andare di moda la friggitrice ad aria. È sicuramente un'idea regalo, ok? E ci sono un sacco di promozioni in questo momento, poi sicuramente a fine novembre ce ne saranno altri, visto la presenza del Black Friday come ogni anno, e sarebbe un'ottima idea regalo. Altre idee, direi qualunque cosa voi abbiate bisogno. Per esempio, in questo caso io ho bisogno di una planetaria, e quindi presumo che chiederò a Babbo Natale, come si suol dire, questo regalo qui. Anche se, perché ne ho davvero bisogno, nel senso che facendo dolci, come potete vedere nei miei video, manca appunto qualcosa che fa al posto mio, nel senso che invece di usare quello manuale, come si chiama, lo sbattitore elettrico, che ci metto 30 anni, è molto più facile far così, no? Perciò quello è quello che chiederò appunto per Natale. Se avete bisogno di un cellulare nuovo piuttosto che di un computer nuovo, mi raccomando, qualunque cosa voi vi serve davvero. Poi ovviamente vi toglierete lo sfizio, quello magari di prendervi dei gioielli, piuttosto che adesso va molto di moda le pietre, quelle che vi aiutano, no, ad avere più autostima, piuttosto di avere più ricchezza, di trovare l'amore giusto, eccetera eccetera. E, indipendentemente dalla mia credenza o meno, comunque l'importante è che piaccia a voi. Un'altra cosa che va assolutamente di moda sono i calendari d'avvento, che ultimamente, non so perché, hanno iniziato a farli vedere in ottobre, ok? E praticamente abbiamo già avuto tutti gli spoiler possibili e immaginabili, quindi non ha neanche senso prenderli verso dicembre o verso novembre, insomma. A meno che non volete prendere in grossa quantità per poter fare regali ad altre persone e quindi risparmiare sugli eventuali appunto regali, che è un'ottima idea in realtà, soprattutto se amate il make-up oppure la skincare, oppure addirittura le caramelle, perché ho visto i cioccolatini, perché ho visto anche Haribo, che ha fatto appunto il calendario dell'avvento, Baci Perugina, Kit Kat, un sacco di calendari. Non ne ho mai avuto uno, infatti sono sempre molto propensa a prenderlo, però poi penso che alla fine non riuscirai mai ad aprire una casella al giorno di dicembre. Probabilmente me li mangerei prima, perciò evito di prenderlo. Quindi se siete come me, fatemi sapere sui commenti. Un'altra idea che sicuramente che potrebbe andare è appunto roba da vestire. Più che altro magari se la persona per la quale volete fare il regalo ama magari allenarsi, un'idea è appunto una tuta sportiva o un buono della Decathlon, ok? Visto che ultimamente sono andata a vedere la Decathlon e ci sono molti molti sconti. Infatti recentemente ho regalato a mio marito un attrezzo stupendo, che erano tipo 150 euro di sconto per regalo di compleanno, perché lui poverino fa gli anni il 23 e giustamente a Natale due giorni dopo, comunque sia, poi ce ne sarà un altro sicuramente. Il concetto è, a Decathlon ci sono un sacco di sconti, quindi se volete regalare un buono sconto, secondo me potrebbe essere fattibile e anche soddisfacente per la persona, se ama appunto lo sport e qualunque tipo di sport, perché sapete benissimo che la Decathlon non hanno solo roba di palestra, ma per qualunque sport, quindi sci, nuoto, ciclismo, veramente un macello. Poi un'altra idea che si potrebbe fare quest'anno sono appunto le bottiglie di vino non passano mai di moda, perché proprio mai, nel senso che diciamo che il vino in sé, il prosecco, lo champagne,
qualunque momento dell'anno verrà appunto bevuto. Un altro grande classico, proprio super, sono i panettoni o il pandoro della marca preferita della persona per la quale volete fare il regalo. Fate conto che quest'anno ci sono tantissimi, già adesso, che siamo, no, già ancora prima, qualche settimana fa, le ultime settimane di ottobre, c'erano già i mini pandoro, mini panettone, di qualunque tipo di marca, assurdo. A me non mancavano per niente, devo dire la verità, ma tanto comunque so come lo regaleranno, perché è proprio l'ultima idea, no? Quando non hai proprio idee, dai, prendiamo questo e va bene lo stesso. E questa è, diciamo, lasciatela per ultima. Se proprio non avete idee, secondo me è meglio piuttosto chiedere alla persona in questione che cosa le piacerebbe avere, o semplicemente pensare alla sua passione, in modo da non fare anche brutta figura, no? Un'altra cosa gran classica è sicuramente il, come si chiamano, le confezioni a regalo con tutta la roba dentro, quindi pasta, sughi, formaggio, queste cose qui, che anche lì è un gran classico, ma vi posso assicurare che io per esempio, a me piacerebbe riceverlo, nel senso che è un regalo che comunque sia, anche se non hai idee, quella cosa verrà comunque usata, perché la pasta la mangiamo tutti, bene o male. Il sugo, magari non se, vabbè, se non ci piace si può comunque abbinare un altro sugo con quella pasta lì. Il formaggio, magari grana padano, sapete queste cose qui, magari c'è anche il vino dentro, un'ottima combinazione, quindi secondo me potrebbe essere un'idea super fattibile. Un'altra idea che abbiamo fatto qualche anno fa ai nostri nonni era un buono spesa, visto che comunque adesso sono aumentati tutti i prezzi, è un modo per aiutare i nostri appunto parenti, e quindi andare semplicemente nel supermercato preferito della persona per la quale volete fare il regalo e niente, dare appunto, comprare un buono spesa. Se avete ovviamente altre idee, fatemi sapere nei commenti. In questo momento non mi vengono altre idee, ho già detto tutto, quindi io come sempre vi ringrazio per aver visto il video fin qui, ci vediamo sul prossimo. Mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale in modo da tenervi sempre aggiornati su tutti i video. Ciao a tutti!